Ci sono un sacco di momenti difficili nella vita di una persona. A un certo punto si percepisce questa sensazione che da dopo la maturità in poi la vita sia una merda. Ma fidatevi che anche prima non scherzava. Parlando di videogiochi, oggigiorno c'è gente che non riesce più a sopportare un minimo di difficoltà. Personalmente non ho problemi con l'eccessiva difficoltà di un titolo, se la suddetta difficoltà mi permette di progredire nel gioco al meglio delle mie possibilità. Ed è per questo che quando sento la gente lamentarsi per un qualsiasi titolo, la mia mente torna indietro a Driver. A me basta sussurrare nell'orecchio di un trentenne il parcheggio di Driver per fargli ritornare alla memoria degli incubi che Vietnam spostati. Questo parcheggio, questo garage in Driver è praticamente un enorme tutorial che non ti insegna niente. È un po' come se tuo padre, per insegnarti a nuotare per la tua primissima volta, ti buttasse semplicemente in acqua. Ma non solo era difficile, era anche obbligatorio. E se non passavi quello, non potevi andare alla missione successiva. Ho visto uomini piangere. Ed è questo che voglio fare oggi, ma lo voglio riprodurre esattamente come all'epoca. Quindi ho preso una PlayStation originale, ho preso un driver originale, pur best of infogrames, un joypad della PlayStation originale, quindi senza analogici, utilizzare un EasyCap per collegare le vecchie console al computer via USB, in modo da poter registrare tutto. Questo è il tutorial di Driver nel 2019. Salve youtubers e benvenuti! Ma vai veloce, non devi essere solo dove fai quando giochi! Scusa, non ho mai giocato a Driver in vita mia, prima d'ora, non sono stato pagato per dirlo. Mostraci quello che sei... Turbo, freno a mano, slalom 180, 360 in versione 180... Vai, hai un minuto! Ma come? Non ho letto! Qual è il... è clacson questo! Occhio alla carrozzeria! Allora, turbo me l'ha segnato. Vai! 360 l'ho fatto, ma il freno a mano qual è? Ce l'ho, ok. 180, quindi devo fare così, ok. Ma era giusto. Slalom, di che cosa? Slalom di questi? rompicoglioni. No. Come hai distrutto la macchina? Sparisci. Tu l'hai mai fatta questa cosa qua di driver? Sì, ma anni fa, naturalmente, non mi ricordo nulla. A parte che questo joypad è finto. Turbo. Comunque non ti dà nessun tipo di indicazione, è incredibile questa cosa. Dai, ho sfondato tutto, non ho visto il... Allora, ma il turbo cosa intende? Ah, ho capito, ok. Vado, eh? No, faccio schifo, Karim. Scusa, il giro cosa vuol dire? Cioè, giro di tutto il garage? Devi darmi degli aiuti. Tu rappresenti il bambino che ha comprato il gioco, ma che non... sono io, che non riuscivo a farlo. Ma anche io, scusa, perché me lo ricordavo diverso? Ho perso. Ok, hai altre due occasioni. Ah, turbo, freno a mano, slalom. Allora, vado subito dello slalom, che è la cosa più difficile. Me lo segna se vado piano piano? Dammelo! Non me l'ha dato! Perché non me le dà? No, slalom sono i pali qua. Chi l'ha detto? È l'unica cosa che puoi fare lo slalom. E magari tra le macchine. È per quello che io me lo facevo fare dagli amici bravi. Gatto, io sto provando lo slalom e non mi dà niente. Test dei freni. Era quello il test dei freni. E devi testare i freni. E frenare il test dei freni, cosa vuoi che sia? Porca puttana, però. Perdente, ti dice. Siamo pazzi. Il tubo non va più. Scusami. E dai, mi hai fatto schianta. L'hai fatto apposta. Dai, non mi viene più il freno a mano. Guardala, guarda. Oh, nose. Ma le X sono... E la retro qual è adesso? La quadrato, l'ho fatto prima. Velocità. Che vuol dire? Non vuol dire niente velocità. E teste dei freni neanche. Giro di chi? E vaffanculo. Devi andare veramente con molta calma, è un esame di guida praticamente questo. Aspetta, retro, così lo faccio per bene il giro. Poi perché quando la macchina gira sgomma così? Non è vero, nelle auto non succede questa cosa qua. Oddio mio, ho fatto il giro, avevo ragione, bravo. Ma forse ho capito, il freno è cerchio. No, quello è il turbo! Niente, per il 180 forse serve il turbo. Immagino a questo punto. Scusa, sono cumulative? Cosa vuol dire? Sono cumulative? Cioè, se io prima non avevo fatto giro. No, assolutamente. Allora, proviamo subito le cose più difficili. Turbo, freni. No, turbo, freni. Niente, non lo dà. Facciamo il giro veloce. Perché poi un minuto è veramente poco. Giro. 360. Cosa manca? Velocità? No, dai. Mi manca l'inversione 180 e lo slalom.
L'ho fatta l'inversione 180! Non è vero, ma non no, come no, la vuole lui! Giocabilissimo, fantastico. Allora, il turbo, abbiamo capito che mi devo schiantare per farlo. E uno è andato. Freno a mano, ok. Lo slalom, non so che cos'è, quindi ci penso dopo. Allora, l'inversione 180. Tua mamma, no, ok. Ok, questo è il 180. Pezzo di merda. No! Vabbè, ho capito. Devi essere Robocop per poterlo fare. Ma, scusa, era perfetto. Troia. Ma con tutti i giochi che c'erano da bambino, Driver dovevi giocare? No, sta finendo il tempo. E dietro! Fai subito turbo, freno. Bravo. Devi fare quelle cose lì. È vero che pure a tempo mi scordo sempre questa cosa incredibile. Ok, il giro l'abbiamo fatto. Ma come si fa il 180? Il triangolo. Perdona. Mano, ti aiuto perché... Dio mio, è una combinazione di tasti... Dai, l'ho fatto! Dai, l'ho fatto! Ma non può star finendo il tempo, è impossibile questa cosa. Karim, io non posso farcela. È data malissimo. È data malissimo. Faccio schifo. Ma io mi arrendo, posso arrendermi? Sì, sì. Ma posso. Caputtana. La troia, non vedo più niente. Questa è la mia terza già. Velocità, giro. Che cazzo stavo per... Uno! Ma come ho distrutto? A casa, fuori! È difficilissimo, non riesco a farlo neanche adesso!